fa il tentativo tanto costo costa, al quale ormai siamo stra abituati, di Gabriel Magarinos, quando il time out chiamato da coach Stefano Lacanà. Palla in mano a Magarinos, avvicinamento a canestro, si butta dentro, prova con un terzo tempo ad appoggiare a canestro, è veramente un gran giocatore. È un airball il tentativo del loro numero 0. Airball che cade nelle mani di Magarinos. Che... Magarinos in lunetta. Conferma le sue buonissime percentuali dalla lunetta. Gabentono alla vista di mettere questi due punti, cerca di riparare subito Magarinos con un classico cost to cost. Fortitudo qui al Pala Botteghelle nella stagione 21-22. Magarinos ci prova da tre, trova il fondo. D'accordo l'arbitro. Davvero pregevole il gesto tecnico del giovane Regino. Attacca Elliot, mollica in angolo. Magarinos tutto solo, la butta dentro. Non... cerca Yusuf in post basso, la palla è intercettata da Emanuele Giannullo che lascia a Magarinos che adesso sorride. Pall'angolo, gesto tecnico davvero pregevole per il giovane Regino, ma la palla è in mano già a Magarinos che vuole rispondergli così. Da dentro il numero 5 della Vis e riporta avanti la squadra di casa. Adesso è Magarinos che rimette nuovamente le cose a posto. La Fortitudo mantiene il vantaggio seppur di una lunghezza. Capitan Bellom che si butta dentro. Magarinos che stavolta non sbaglia. Per Cavalieri, costretti a tirare da fuori loro, non fortunati. Contropiede Fortitudo, Magarinos vola a canestro. Secondo me subisce fallo. Va anche a recuperare palla in difesa. Meno male che Simone Cavalieri c'è a sto punto. Yeyap, Magarinos completano un giochino. Ma ti dico la verità, era una partita che secondo me abbiamo sottovalutato un po' e abbiamo comunque perso dei compagni magari per motivi fisici o motivi di stanchezza e quindi abbiamo avuto poca rotazione, abbiamo sottovalutati, abbiamo perso l'intensità in difesa, abbiamo fatto entrare loro in partita che comunque hanno fame di vincere una partita, soprattutto con una squadra che come noi in questo momento sta andando bene. Penso che ci serva di lezione e l'importante è aver vinto la partita e adesso continuare a lavorare per fare in modo che non accada più, diciamo, quello che è accaduto oggi. Ti faccio i complimenti, grazie Gabriele, mille, il coach ti vuole. Grazie mille, buona serata a tutti. È lì che mi guarda. Bene, complimenti, top scorer della Fortitudo anche oggi. Grazie mille. Continua così, grazie mille. Che andiamo lontano. Un saluto alla mia ragazza che mi sta guardando. Un bacio alla ragazza di Gabriele.